Una partita difficile da commentare, nel senso che siamo venuti qua ad Antalya con la voglia di cambiare un po' l'inerzia del dominio di Conegliano. Sapevamo che comunque giocavamo contro la squadra probabilmente, e adesso lo è, più forte d'Europa. Venivamo da 3 settimane di lavoro intenso, ci è mancato il ritmo gara, il primo set è proprio lo specchio di poco ritmo. Poi la squadra ha avuto la lucidità di giocare punto a punto. È stata una partita non bellissima a mio avviso, poi io parlo solo della mia squadra ovviamente, però ricca di errori, ricca di imprecisioni, con due squadre che a volte per forzare commettevano qualche errore di troppo. A un certo punto c'è stato un gioco a non commettere l'errore da entrambe le parti, che si giocava sulla lucidità. Mi spiace perché è stata da una parte lo specchio della finale di Coppa Italia. Al tie-break però non si è riusciti a rimettere in campo quella determinazione che avevamo avuto nel quarto, perché non era così scontato, dopo aver perso il terzo set in quel modo, portare la gara al tie-break. È stata una stagione difficile, con 3 finali, sempre contro Conegliano come lo scorso anno, e bisogna dare merito ai vincitori, perché questa squadra ha dimostrato di essere la più forte per tante motivazioni, ma non sto io a spiegarle. E noi dobbiamo capire che ci siamo avvicinati tanto, però quando ti avvicini, come è stato lo scorso anno, loro fanno un ulteriore passo in avanti, quindi sarà importante nel futuro analizzare questa stagione per capire poi come diventare ancora più protagonisti.